Parla forte, cara. Sì, primi in classifica, ma primi giocando una grande pallavolo. Ci sono stati, come ho già detto nelle varie interviste, dei momenti un po' che magari la testa non si era stanca più che altro, perché tante partite, ricordiamo la Coppa Italia, la Coppa CEF, la Coppa Italia, il campionato e comunque i vari club di nazionale. Questo è un primato che comunque si è tanto parlato di De Roberto, è parlato anche di Vercesi e soprattutto una grandissima pallavolo. Cosa è cambiato? Ma picchiato, qual è il tuo pensiero? Tanto stasera è andato più o meno bene tutto, cioè a volte a Quagliese è andato bene il muro, mi sono andato bene attacco, muro, dunque un commento a te prima di questa sosta, sperando picchiato di ritrovarvi dopo questa sosta, carico come, non dico come stasera, però. Prima di tutto oggi ha vinto pallavolo, è stata una bellissima, anche è stato un 3-0, però anche loro hanno giocato bene, è una squadra bellissima. La seconda cosa, oggi sono cose, io parlo per loro, nostra caratteristica è non tenere caratteristica nessuna, sempre possiamo cambiare. Per esempio, oggi sono arrivato qua, di solito tutte le squadre allenano un'ora e mezza in giorno di gara, quella mattina di gara. Arriviamo qua, abbiamo visto il video, abbiamo fatto stretto, andiamo via. Cosa? No, no, non alleniamo. Non alleniamo, oggi non abbiamo bisogno di allenare. Già siamo carico per la gara, non abbiamo bisogno di una palla in più, una battuta. È un fastidio, andiamo via. No, di solito questo non succede. Quindi sono cose che dobbiamo cambiare veloce. Poteva essere una cassata. Fateva così, 3-0 per loro. Caramba, no. Va bene, non posso fare questo mai. Non è così. Bianchi, voglio dire. Per me è stato un grande onore e piacere, perché ha fatto questa squadra Zé Roberto. Lui ha scelto le giocatrici, ogni di loro. Quindi ho imparato fino adesso molto con lui, con Zé Roberto. Quindi per me è stato facile, perché lui ha fatto tutto questo fino adesso. Quindi entrare e va bene, c'è qualcosina che anche è di mio lavoro, anche sono scelta che faccio, non è che posso parlare con lui sempre. Però io voglio di qua ringraziare ancora la società e principalmente Zé Roberto, che è stato lui a fare questo invito di venire qua. Angelo, ultimamente hai parlato di Zé Roberto, però ultimamente in panchina abbiamo visto che da un po' di gare ci stai proprio mettendo del tuo, ti stai scaldando, lo stai sentendo, la sudi, la giochi come una ragazza in campo, dunque sta diventando un'altra squadra di Angelo Vercesi. Ah sì, è ovvio, abbiamo una caratteristica, però questo aiuta un po', secondo me. C'è momenti che può dare anche fastidio a loro, anche chiedo a loro, giocatrice, guarda, se c'è qualcosa in più che faccio non va bene, parla, perché anche ho bisogno di respirare un attimo. Però voglio dire che è una situazione, perché ancora quando posso gioco pallavolo, mi piace pallavolo, questo primo di tutto è una passione, sono venuto qua per passione e c'è qualcuno che ancora mi paga per questo, quindi perfetto, no?